Con la partecipazione, come al solito, numerosa di gruppi, di bambini e ragazzi delle scuole, del gruppo giovani degli sbandieratori di Gallicano, si è conclusa a Barga con la tradizionale giornata dell'amicizia l'edizione 32 della settimana della solidarietà, manifestazione rivolta alla sensibilizzazione sulle problematiche legate al mondo dei diversamente abili e dell'inclusione sociale, organizzata dal gruppo volontari della solidarietà di Barga. È stata festa, una bella festa di colori, di partecipazione e di condivisione con il corteo della passeggiata della solidarietà che dal piazzale del Fosso ha raggiunto prima piazza Pascoli e poi piazzale Matteotti, con gli sbandieratori ad aprire il tutto, con la colorata presenza dei bambini delle scuole che hanno accompagnato i ragazzi del GVS, con loro anche gli ospiti dei vari centri ANFAS e centri diurni della provincia ed anche di altre zone della Toscana. Dopo gli spettacoli dei bravi sbandieratori gallicanesi nelle due piazze, i partecipanti hanno dato prova della loro bravura nel piazzale Matteotti, nel corso della giornata ginnico-ricreativa, con i giochi per tutti allestiti per l'occasione dai professori Vinicio Bertoli e Luigi Cosimini. A portare i saluti del GVS il presidente Francesco Feniello, non è mancato anche il saluto di Sabrina Giannotti, assessore del comune di Barga, e la preghiera di Don Stefano Serafini che dopo l'infortunio mortale di due giorni fa alla KME è stata dedicata al ricordo di Nicola Corti.